Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Sto registrando così un gameplay, che possiamo definirlo così, di WWE 2K15 per PC. Così, il match è stato last man standing match, praticamente chi rimane sulla terra verde. Io sono Roman Reigns contro Randy Orton per il WWE chat. Con questa stanza riempie il mazzo di Randy Orton il più possibile. La maggior parte delle volte io questi match li perdo. Questi match li perdo perché quando finisco a terra, per rialzarmi devo devo far arrivare la levetta là dove c'è scritto resisti. E ogni volta non riesco a centrare completamente il resisti, quindi perdo per queste cavolate. Allora, mi dirigo qua sopra, vediamo che cosa c'è. Io ho visto delle macchine, qui ci sono delle macchine. Non so se si possono lanciare. No, intanto non posso salire di certo, però magari Randy Orton fa solo con visto che ha il martello, glielo posso anche lanciare. Dai, il martello me lo dai a me, Randy, che tu non lo sai usare, eh? Eh no, prerogativa di Triple H. Proviamo anche dei wrestling, questo è un grande gioco. Ricordo ragazzi che spero di riuscire a fare WWE 2K16 per no, non lo posso lanciare sulle macchine, peccato. Per PlayStation 4 appena riuscirò, ovviamente, appena uscirà il gioco lo dovrò cominciare a shop fino a troppo. E poi ovviamente appena acquisterò la da PS4. Ecco, bella mazzata quello che ci vuole. Evil intentions in the eyes of Orton. Oh, down on the back. You know his neck is feeling that one. Mi sta proprio massacrando? No, è proprio facile. C'è Roman Reigns qui che se lo carica di sopra e BOOM! Ci abbiamo subito il Superman Punch. Superman Punch. I hope this is it, Kay. L'ho mancato, vabbè, intanto non c'è punteggio fuori, quindi posso restare qua con Toll. So fare qui l'incredibile Hulk. Ah, lui mi va a prendere i gradoni addirittura, cioè lui è deficiente proprio. Dai, gradoni contro martello d'acciaio, velocità contro potenza. Ecco, ha battuto proprio lui, eh. Liscio. E stavolta te li prendo io, credo, di Randy Orton, e te li prendi tu in faccia, bello mio, pure addosso. Un bel Superman Punch. E Randy Orton se ne sta un po' giù. Poco, eh. Io mi carico, mi potenzio. Dunque, vediamo un po' che posso fare. Prendiamo un tavolo. Una volta mi pare che si potevano, cioè una volta, io mi ricordo che una volta ho incendiato il tavolo, non ricordo bene come, non so se lo possono fare neanche tutti. Penso di no, ho vinto. Cioè con Superman Punch, il fattore di 8, non mi sono neanche accorto. Quello contava. Ragazzi, devo metterlo, ci è rimasto male. Vabbè ragazzi, è un match così lampo, giusto per rompervi le palle. E dunque vediamo, facciamo un altro match, che ne so, esibizione. Facciamo un match per il titolo. Non so, questo match questo. Ma lo Shield? Ma ok, ci sto, un match per il titolo. No, match per il titolo no, durano tanto. Un hardcore championship. Un hardcore championship, facciamo uno contro uno. Hardcore championship, Extreme Rules ovviamente, G1. Allora io voglio Dean Ambrose, assolutamente. Dean Ambrose c'è solo questo. No, è questo. Xavier Woods. Randy Orton, no, di nuovo Randy Orton, no, altra volta, no. Oddio, Mark Henry potrebbe anche essere. Certo, se ci fossero...
qualcuno di vecchio, proprio no, no. Sting, contro Sting, ma non è che è mai stato... Vabbè, Dean Ambrose contro Sting, dai, ho giudicato. Per l'Hardcore Championship, Dean Ambrose vs Sting. Non so neanche come sta venendo registrato, ragazzi, questo video, perché ho sempre avuto problemi a registrare WWE 2K15, infatti non ho mai postato un video. Però boh, secondo Franz, grande, Dean Ambrose è uno dei miei personaggi preferiti, soprattutto come adesso. Un bel calcione, eccolo lì, Dean Ambrose, la scheggia impazzita. Subito sull'apron, subito pronto a volare. Sting si alza però, è incredibile ragazzi, bug assurdo. E non solo praticamente Sting mi ha preso in aria, ma poi io sono caduto in piedi e mi ha colpito. Incredibile. Neckbreaker, spezza colpo. Andiamo subito a prendere qualcosa, vediamo che abbiamo a disposizione. Dunque ci abbiamo un bel tavolo, partiamo subito col tavolo. Proviamo a fare quello che stavo facendo prima, cioè ad incendiare il tavolo. Non credo lo possano fare tutti, se no lo possono fare in pochi. E uno di questi ovviamente è Kane. Ma non penso lo possa fare anche di Nemes, infatti ragazzi io provo a incendiarlo, ma non compare la cosa. Vabbè, intanto metto Sting qua. Vabbè, qui è chiamata. Non so se salta. No, non sale fuori, peccato. Che comunque Dean Ambrose si lancia, ma evidentemente per farlo devo fare il volo suicida, quindi devo avere una mossa finale praticamente. Vabbè, tanto quindi non volerà neanche. Vabbè, può essere però. Vabbè, scendiamo, prendiamo questo lato. Una scala con niente, se c'è da divertirsi con le scale, andiamo. Sì, sì, vanno. Oh, addosso a Sting. Sì, lo vedo deboluccio in questo WWE 2K15. Oppure sono io che sono magari diventato bravo. Quindi. Vabbè. Sting che è. Come on, gli dice Ambrose. Come on, e lui si sta già arrampicando qui, è pronto per il volo suicida. Fine Ambrose Flash, mi pare. Insomma, la cade col punto. E ora, maledizione, volevo lanciarlo. Il reverse. Volevo lanciarlo sulla scala, ma... Ma non è riuscito pure questo. Non attacca, non capisco perché Sting non mi attacchi. Ok, ora sta attaccando. Oh, ah, volevo fargli il dropkick da dietro. No amico mio, no amico mio. Ma si può volare sulla scala? Vabbè. Sting, mi dispiace per te, ma ora ho intenzione di volare dall'alto. Non so se mi riuscirà questa cosa, perché prima che io salgo qua sopra Sting si rialza. Probabilmente. Mi ha pure fermato praticamente. Spezza palle, lo vogliamo chiamare così. Sting, è inutile che ti arrabbi. Ora fare una brutta fine Sting. Andremo a volare dal terza corda e ti fai veramente male. Con un super flex. Oh, con la scala che gli vola di sopra. E Dean Ambrose stavolta vuole andare a volare, ma è incredibile, Sting è già in piedi e lui si lancia lo stesso. Folle Dean Ambrose, che ovviamente si impatta pure sulla scala. Oh,
And what is probably no surprise to anyone, Dean Ambrose keeps his life away from WWE under lock and key. The native of Cincinnati, Ohio, loves the psychology of the human reaction. Ambrose will do things, even away from the ring, just to see how people encounter. Sting riesce la mossa finale di Dean Ambrose, e allora Dean Ambrose lo vuole pulire con un German suplex all'indietro. Dean Ambrose, ve lo dico con sicurezza, voleva prendere la scala, ma non ci riusciva. E allora così comincia a picchiarlo, a picchiare Sting. Sting alle corde, allora Dean Ambrose lo prende a schiaffi, lo schiaffeggia, lo deride, si dà lo slancio e dropkick. E Sting non capisce più niente. E allora decide di infierire con la scala. Allora Sting reagisce e Dean Ambrose è nei guai, perché Sting non è proprio lì a curare le biciclette, come dice qualcuno che sicuramente aia. Sicuramente chi ama il wrestling sa chi sono Franchini e Fosa, e sicuramente la mia frase è ben compresa. Non capisco perché Sting si ferma poi. Comunque Dean Ambrose vuole volare, ci riprova per l'ennesima volta. Sting al tappeto, Dean Ambrose vuole volare e questa volta vola. Ma io ancora non ho capito qual è la mossa finale speciale. Al tappeto e stordito alle corde. Arm trap legge al tappeto, sottomissione o stordito alle corde. Vabbè, lo mettiamo stordito alle corde allora. Cioè, tanto Sting mi pare a me che è già stordito all'inizio. Mossa speciale, vediamo la mossa speciale di Dean Ambrose. Effetto elastico di Dean Ambrose, incredibile. E adesso, signore e signori, si prepara per la sua mossa risolutiva, la DDT speciale. Eccola, stavolta Sting è pronto. Il running DDT, una vecchia mossa che ora lui usa in realtà. 1, 2, 3. No, Sting c'è ancora. E allora Dean Ambrose, infuriato come una scheggia impazzita, decide di andare a prendere, che cosa prendo? L'ammazza da Kendo. E Sting mi vuole colpire, ma io gli spacco la testa. E infierisco sulla schiena. E ancora sulla schiena, ma Sting reagisce. E allora Dean Ambrose ancora sulla testa. Incredibile, signore. Sting è veramente grande, anche se non è, questo incontro non sta reggendo, non so che cazzo gli ha preso Sting. Ma ora reagisce. Sa contrattaccare bene Sting, ma bella sta slipper roll con caduta. Dunque, in realtà è una specie di neck breaker, penso io, perché ma io voglio prendere il gong, perché non me lo fa prendere? Boh, io meglio adesso può essere grande, no? Allora Sting, che vogliamo fare? Mi alzo e ti picchio a sangue? Sul tavolo. Oh, dolore per Dean Ambrose, che ora è in balia di Sting completamente, ma reagisce ancora una volta Dean Ambrose. Sting però reagisce ancora, ci prova con la sua mossa speciale, ma Dean Ambrose reagisce, lo prende DDT e al tappeto, signori. Sting al tappeto, al Dean Ambrose lo chiude nella sua mossa di sottomissione. Ma è incredibile, signori, Sting riesce a tenergli testa. Non cede Sting, incredibile, è veramente incredibile quello che sta succedendo in questo match. Sembra un match già chiuso da tempo. Ma allora è qui che Dean Ambrose dice basta così, lo aspetta al barco. Sting evita. Oh no, un tombstone piledriver. Sting, un tombstone piledriver di Sting e Dean Ambrose giù. Sting hai sbagliato stavolta, perché adesso Dean Ambrose, signori, Dean Ambrose si è proprio arrabbiato
E attenzione alla sua DDT! E poi decide di chiuderlo per sicurezza con una culla, ma attenzione, no! Sting non si libera, libera l'ultimo, ma ormai è 1-2-3, vince Dean Ambrose, l'Hardcore Title. And here's some highlights from the matchup. We got a couple of they mesmerized. One in a million is the un match, ragazzi, a di poco eccezionale. Mamma mia, grande Dean Ambrose. Bene ragazzi, per questo video oggi è tutto. Vi ho fatto questo anche video di WWE 2K15. Non so più che video farvi ragazzi, cioè sto mettendo serie un po' a tutti. Un po' ho fatto One Piece, che ovviamente quella è la serie che finirò al 100%. Faccio qualche video di WWE 2K15, forse, dipende questo se vi piacerà. Ho fatto qualche video di PES. Che dite, se vi è piaciuto, commentate, scrivetemelo, ditemelo, ma ragazzi, commentate i miei video, perché io vedo sempre i soliti che mi commentano. Cioè, commentate, dite il vostro pensiero, il video fa schifo, il video è bello, la serie non piace, la serie non piace, non me ne frega niente, dito, commentate. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su, se non vi è piaciuto il video, mettetelo in giro. Alla prossima, ciao a tutti.